Paolo Rossi, manca quasi un'ora all'inizio della partita. Lei torna in campionato finalmente. Quando ha segnato l'ultimo gol? L'ultimo gol in campionato? Ma se ben ricordo proprio contro il Milan, qua a San Siro, quando giocava ancora la Juventus, chiaramente. Rossi, si può giocare a tre punte? Rossi, Etli, Virtis? Sì, certo, non credo che ci sia un particolare problema. Anche su questa storia ne sono state dette tante, però... Però anche se non è il Grenoli, i tifosi rossoneri sognano ugualmente. La cosiddetta Viroa sembra un prodotto chimico per sturare i lavandini, più che un terzetto calcistico. L'acido rossonero risulta tuttavia corrosivo, specie sulla vernice nerazzurra. Ma quella pisana tiene. Di Bartolomei, che di vernici e di pitture se ne intende, tenta con un'unghiata, nemmeno un graffio. In effetti, fra la Viroa e il resto della squadra c'è il deserto e il centrocampo pisano è difficile da scavalcare. Pablito Rossi fa l'altruista, Tassotti è bravo ma ha fame e si mangia così il gol. Capita anche ai tifosi di avere appetito. Pane e calcio è un'altra cosa e costa pure poco. Il pane, si intende. La forza dei rossoneri sta nel gioco aereo, ma occorre una disposizione più corta fra i vari reparti. Lidl, per il tridente Viroa, usa il dentifricio al fluoro. Il sorriso sarà smagliante. La tattica del fuorigioco tiene in affanno i professionisti della bandierina ed i pisani abboccano. Insomma, Virbis comincia a prendere le misure. Intanto, la traversa. Non sarà il massimo, ma il Milan sembra più vispo. Wilkins e Devani sostengono più da vicino le punte ed in soccorso arrivano anche Di Bartolomei e compagni. Terraneo fa lo spettatore finché il duo che viene dal nord, Bergen-Kift, con una volata non decide di farlo svegliare di soprassalto. I pisani all'uscio sono una brutta cosa, dice il proverbio, e Terraneo si ricorda che anche il portiere è un calciatore. Quando il Milan centra l'1-0 di testa, Pietro Paolo, detto sempre Virdis, esulta. Mannini smoccola e l'allenatore Guerini dice: mi dispiace sia venuto un gol su un errore clamoroso nostro, magari potevano farlo in un'altra occasione, non in questa, e questo mi lascia un po' di amaro in bocca, comunque accetto sportivamente questo risultato. Per Pablito un quasi gol e tanti applausi. Questo mi ha fatto molto piacere, devo dirlo, perché sicuramente un'accoglienza così forse non neanche io me la sarei aspettata. È una cosa molto bella sentirsi così, ti dà fiducia, ti dà morale, ti dà una gran voglia veramente di rispondere in campo a questa gente. La Viroa? Adesso solo V, no?